Ciao! Allora, ultimamente molte persone mi scrivono per sapere, per avere queste informazioni e sapere dove è possibile acquistare materiale base per cominciare a lavorare con la tecnica wire e naturalmente quale sia questo materiale base. Allora, io risponderò volentieri, però insomma in base alla mia esperienza, in base a quello che so io, che conosco, quindi diciamo potrebbe essere opinabile questa lista di oggetti che vi farò presente adesso. Però diciamo che possiamo rintracciare alcuni oggetti principali che secondo me è il caso di avere perlomeno all'inizio. Partiamo dal filo, che è la base della lavorazione wire. Allora, c'è chi mi chiede, ma dove lo trovi, dove lo compri? Ma solamente sui siti americani, inglesi, ma in italiano c'è? C'è parente che c'è, sicuramente. Innanzitutto si lavora con fili abbastanza comuni, perlomeno diciamo all'inizio, poi magari si può spaziare con fili particolari, però insomma in genere si utilizza il rame oppure il filo argentato placcato, che sono i più comuni e anche più semplici, facili da utilizzare perché malleabili, perché poco costosi, perché si trovano ovunque. Quindi questi fili li potete trovare molto facilmente nei colorifici, nei negozi che vendono materiali per il fai da te, per l'hobbistica femminile, per il bricolage, nei reparti ferramenta, nei negozi di ferramenta, eccetera, eccetera. In questi posti potete trovare sia il rame, del normalissimo rame come questo. Io l'ho comprato al, come si chiama il negozio? Al Leroy Merlin, ecco, nel reparto di elettricità di Leroy Merlin, per esempio, ma l'ho trovato ovunque, si trova veramente ovunque. Quindi non dovete per forza comprare online, diciamo ci sono delle opzioni, delle possibilità online, soprattutto per materiali particolari, però questo che è il materiale base vi assicuro si trova dappertutto, e come anche il filo placcato. Sono i due fili che io consiglio per cominciare con la tecnica wire, sicuramente insieme all'ottone, anche l'ottone, il filo d'ottone molto semplice da trovare. E un consiglio potrebbe essere anche quello di cercare nei reparti, nei negozi di materiali per fioristi, anche i fili per fioristi vanno benissimo. Anche il filo di ferro, però ricordo all'amica, giustamente un'amica mi ha scritto dicendo il filo di ferro zincato però prima o poi arrugginisce. È vero, ci vuole il filo galvanizzato è meglio di quello zincato, il filo di ferro va benissimo per fare delle creazioni, costa poco, economico, si trova dappertutto. E state attenti perché è facile tagliarsi col filo di ferro, questo sì, però è molto pratico. Poi potete utilizzare, vediamo se ho qualche filo sul mio tavolo di altro tipo, ma ci sono molti filo d'alluminio per esempio, è un po' costoso, non so come mai, però è piuttosto costoso, quindi magari qui una ricerca anche su internet potrebbe aiutare, per esempio dal mio punto di vista, ripeto, dal mio punto di vista, almeno io la farei perché in negozio ho trovato il filo, ho chiesto una bobina di filo d'alluminio, ma ne ho chiesto 10 euro, ci ho pensato un attimo, perché insomma non mi sembrava, tra l'altro era veramente poco, e allora lì si può essere interessante fare una ricerca anche su internet, per esempio. Non dimentichiamoci dei negozi che vendono materiali per fare i bijou, perché ci sono ovunque. E mi pare che si stiano anche diffondendo parecchio in giro. Ce ne sono tanti, ci sono i rivenditori di Bits & Co., mi viene in mente così, dico, un marchio conosciuto che magari molti possono conoscere. E poi ci sono questi negozi appunto di componenti per bijou. Cercate sulle pagine gialle componenti per bijou e facilmente troverete qualcosa nella vostra città o poco lontano da dove abitate voi. Le mercerie cominciano a vendere materiali per componenti, spesso trovate degli Swarovski, per esempio, trovate lì molto facilmente, fili qualche volta, io trovo qualcosa, c'è una merceria non lontano da casa che ha qualche filo d'argento 925 perché è un rivenditore Bits & Co. per questo motivo. E anche altri fili vende, quindi anche le mercerie sono da tenere sott'occhio. Poi ho un punto di riferimento verso il Bergamasco, quindi mi devo fare anche un po' di strada, però c'è un negozio che vende materiali, componenti per bijou, e che io ho scoperto andando per le fiere, andando sempre per le fiere, facendo quella di Bergamo in particolare, e ho trovato questo negozio, insomma, sono andata a trovarlo e lì hanno pinze, hanno un po' di tutto, ma comunque si trovano ovunque, guardate, non c'è difficoltà, quindi non voglio spingere le persone a utilizzare solamente internet, ci mancherebbe, ci sono molti canali, molte possibilità per trovare il materiale. Che pinze avere?
Allora, io direi per cominciare, secondo me le pinze sono due. La pinza per tagliare, il cutter, la taglierina, come volete chiamarla, e la pinza per arrotondare e anche per, diciamo, comprimere il filo e lavorarlo in altre situazioni e che ha le punte coniche. Allora, qualche suggerimento sull'acquisto di queste pinze. Dove trovarle? Date un'occhiata al reparto ferramenta dei negozi, come vi dicevo, perché può essere che le troviate lì e lì le trovereste a prezzo minore, vi assicuro, inferiore. Allora, è più probabile che troviate queste. Cercate di non comprare quelle con le punte coniche grossolane. È importante che arrivino ad avere una punta qui, la parte finale, piuttosto piccola, è importante per i lavori un po' più di precisione. Per quanto riguarda la taglierina, potreste trovare non questa che ha il taglio piatto laterale, questa ha un taglio diciamo che scende quasi, quasi diritto, quasi perfettamente diritto, che è il tipo di taglio che è molto utile nella tecnica wire. Potreste trovare la taglierina simile a questa, ma con le lame che sono, che hanno un filo che scende diciamo a 45 gradi, che è tagliato da una parte e dall'altra in questo modo, avete presente? Chiaramente se la lama di questa taglierina è inclinata sia a destra che a sinistra di 45 gradi, quindi scende così come un cuneo, il taglio che farà sul filo non può essere un taglio diritto, quasi diritto, come in questo caso. È un taglio che crea una punta sul filo. In genere si cerca di evitare questo tipo di taglio nella tecnica wire perché è scomodo, non permette di chiudere bene i lavori, non è bello esteticamente, quindi di solito si cerca di evitare. Quindi cercate una taglierina con un lato, perlomeno un lato, beh con due è difficile, esiste, però è una taglierina di tipo professionale molto particolare, con un lato che sia piatto, che scenda in questo modo. Ok, se la trovate nel ferramenta bene, altrimenti non è difficile trovarla nei negozi e anche nei reparti che vendano materiali. Io questa l'ho comprata, ora che mi viene in mente, nel reparto bigiotteria all'interno del fai da te dello Shan, dove hanno ancora sì, i prodotti di Tudou. E questa è una pinza presa lì da Tudou. Allora, quindi i fili sono questi. I materiali sono questi e potete spaziare naturalmente, cercare il filo che desiderate, provare con qualsiasi cosa vi capiti sotto mano. È questo che secondo me è la grande possibilità e la cosa bellissima che mi piace della tecnica wire. Base per martellare e martello, che può essere molto utile se decidete di lavorare delle forme che debbano comunque avere una tenuta. E allora è utile martellare. I martelli in commercio sono forse migliaia, non lo so, anche qui la scelta è veramente ardua. Il martello da orefice, per esempio, è molto utile. Io però utilizzo sin dall'inizio questo martello, che è un martello normalissimo che ho comprato in un fai da te. L'unica avvertenza è che usando questi martelli, mi raccomando, non troppo grande, non molto grande, perché non si addice a un tipo di lavoro di fino avere un martello pesante con una testa molto grande. Questo forse è un po' piccolino, però poco più grande di questo, poco. Allora, vi dicevo, la cosa importante è che dovete fare caso, la faccia del martello, prendetene uno a caso e guardate come è fatto qui, ha delle sfaccettature, non è liscio, in questo caso è bombato, ma l'ho reso io bombato, diciamo così, l'ho smussato, l'ho stondato io a forza di carta vetrata, non è un lavoro un po' duro, ma praticamente questo serve a non lasciare delle righe, dei segni sul martello che poi si trasferiranno sul metallo. Quindi potete usare un martello per orefice oppure adattare un martello che avete già o che comprate per pochi euro, come in questo caso. Il mio martello ha una testina un po' piccola, sinceramente, se fosse lievemente più grande andrebbe meglio, quindi ve lo dico nel caso abbiate l'intenzione di modificare il vostro, vedete? Per la base ha
Allora, per la base ideale su cui martellare è una base in acciaio liscia, che non abbia segni, che si possano poi trasferire sul vostro lavoro, perché il metallo che utilizzate voi è più morbido, evidentemente. Quindi liscia a specchio, l'ideale sarebbe una base con una superficie a specchio in acciaio. Molti usano pezzi di acciaio di recupero e quindi ci si può un po' ingegnare, si può un po' pensare a dove poter rintracciare e trovare un pezzo di acciaio piatto praticamente, ma anche di questa dimensione, sapete pochissimo, non deve essere grande e che sia di recupero. Io ho trovato questa, che è pesantissima, e questo è un pezzo di scarto di lavorazione metalmeccanica. Liscia, anche se devo dire forse andrebbe un po' rettificata, magari la farò rettificare, non è proprio, si è un po' consumata in qualche maniera, non so come. E quindi pezzi di recupero. All'inizio io utilizzavo, pensate, sapete cosa? Una cosa che non è assolutamente d'acciaio, perché poi mi arrangiavo con quello che trovavo, e avevo trovato una serratura in metallo, tipo, non so se è una di quelle, sapete, per le porte blindate, forse non saprei, era una serratura lunga così e aveva dei fori qua e là un po' che davano un po' fastidio, però per il resto era un non era acciaio, ma era un metallo discreto, era una piastra di fatto e quindi utilizzavo quella. Molti utilizzano, e quindi potete cercare anche voi secondo me, perché questa è un'ottima idea, molti utilizzano la base dei vecchi ferri da stiro di una volta, che era fatta in acciaio e si poteva sganciare, aveva forse delle viti, non ricordo bene, perché io questa non l'ho mai trovata, però so che ci sono, si possono trovare queste vecchie basi per i ferri da stiro e sono in acciaio inox, assolutamente preziosissime, lisce, completamente lisce, a parte questi buchetti, ma che non danno fastidio più di tanto, e quindi cercate, che secondo me è una cosa ottima. E io allora all'inizio anche qui, siccome non trovavo queste basi, mi sono affidata a questo attrezzo, come estrema ratio si può utilizzare anche una piccola incudine, come questo caso si trova dappertutto nei ferramenta, è un'incudine, non è d'acciaio assolutamente, però ecco, va bene, all'inizio va bene, costa anche poco, penso di averla pagata sui 3 euro, quindi direi che può andare benissimo. Allora, questo è quanto, poi naturalmente col proseguire della vostra attività vi accorgerete che avrete bisogno forse anche di altre cose. Per esempio, una ve la potrei anticipare perché almeno io l'ho trovata molto comoda ed è questa pinza che ho appoggiato da qualche parte e che ora troverò, sono certa. Eccola qua. Allora, ed è la pinza con i becchi ricurvi, vedete? E che è molto utile per i lavori un po' più di fino, per arrivare dove non si riesce con le altre pinze, per stringere i punti, sapete, un pochino più difficili. E quindi io questa la trovo, personalmente la trovo molto utile, però è una valutazione personale. Allora, questo è quanto per il momento, spero vi torni utile, vi mando un bacione. Ciao!